gente da Negro, siamo qui al binario di ritorno dopo una giornata ci ha visto insomma tutte le sere, tutti i sindaci del nord Italia, Milano, oltre 1500 primi cittadini, di cui ben 100 dal Veneto, tra l'altro con la presenza anche di tutti i comuni capoluogo veneti a parte Treviso. Ecco, un commento finale a questa giornata, magari cercando di capire anche cosa verrà raccolto dopo questo incontro. Un grande ringraziamento ai sindaci veneti, soprattutto delle città capoluogo e poi dei piccolissimi comuni, perché oltre un centinaio di presenze non sono un fatto di secondaria importanza, che fatto che peraltro è stato apprezzato anche a livello nazionale. Credo di poter dire che il lavoro che ha fatto ANCI Veneto in questo ultimo mese tremendamente caldo di agosto ha dato i suoi frutti, perché le indicazioni che abbiamo dato a ANCI nazionale sono state raccolte completamente. Questione di piccoli comuni, questione di finanziamenti e questione di libera realizzazione delle aziende sono state accettate e saranno portate in area di governo esattamente come è stato descritto ANCI Veneto. Quindi abbiamo fatto un buon lavoro nell'interesse dei piccoli comuni, medi e grandi. È emerso tra l'altro anche in mattinata, tra l'altro per bocca anche del governatore Lombardia Formigoni, un dato molto rilevante sulla questione degli sprechi o comunque insomma delle spese. Lo Stato centrale occupa il 74% delle spese, però occupando 10% delle entrate. Non è necessario quindi spingere anche sul tasto di spostare i tagli a livello centrale? Non è solo necessario, è doveroso, voglio dire. Abbiamo detto con molta chiarezza come ANCI Veneto che i tagli ai comuni non possono essere accettati. I tagli devono essere fatti ai ministeri e alle regioni statuto speciale. Mi pare che ANCI Nazionale abbia portato avanti con molta forza, specialmente oggi in Piazza della Scala, alla presenza di 1500 sindaci e oltre, che i tagli devono essere fatti ai ministeri. Punto. Quindi i comuni siano liberati da questo ulteriore laccio e lacciolo che non porterebbe da nessuna parte se non una diminuzione di servizi ai cittadini. Perfetto.